Con questo breve tutorial vi spiegherò come attivare la piattaforma di Cisco partendo dalla vostra email. Prima di tutto fate clic sul bottone Attiva. Dopodiché digitate la password tenendo in considerazione dei consigli presenti sul pop-up. Sulla pagina iniziale. Da qui potete immediatamente scaricare e installare l'app desktop. Potete farlo subito. Quindi scaricate, installate. A fine installazione dell'app verranno chieste una serie di autorizzazioni. Tra queste l'utilizzo del microfono, l'utilizzo della webcam e la registrazione del desktop. Vanno tutti autorizzati, altrimenti l'app funzionerà in modo limitato. A questo punto non ci resta altro che avviare la riunione. Portate il cursore sopra la finestra del vostro Meeting. Cliccate e noterete che sotto compaiono una serie di icone, tra cui microfono on off, videocamera on off, condivisione schermo. Scegliete Scream oppure una delle app aperte sul vostro computer. A voi la scelta. Registrazione. Le registrazioni le troverete sulla vostra pagina personale, successivamente la vedremo. Partecipanti al meeting, cioè alla lezione. Chat. Opzioni. Da queste opzioni potete invitare direttamente un partecipante, basta inserire la mail e cliccare invia. Quando condividete il vostro schermo, le icone che prima erano nella parte bassa vengono caricate in alto, nascoste da questa linguetta arancione. Quindi li troverete tutte. Tra queste c'è anche un bottone per stoppare la condivisione. In questo momento tutto quello che aprirò sul mio desktop verrà visualizzato dai partecipanti al meeting. Per uscire dalla condivisione basta andare in alto sulla linguetta arancione e cliccare su Stop condivisione. A questo punto, una volta viste le funzioni generali delle icone, procediamo alla chiusura del meeting per finire con la configurazione della pagina personale. Potete andare direttamente in alto a destra sul bottone Accedi. Cliccate avanti. Ok,
posto. Mi chiede di cambiare l'immagine, lo farò successivamente. Mi indica anche l'indirizzo della mia stanza personale. Dunque, a questo punto posso premere su Start Meeting oppure su Schedule. Però prima di fare qualunque cambiamento vi consiglio di andare su Preferenze e cambiare la lingua. In questo caso la porterei a italiano. Ok, Regione Italia, perfetto. Il fuso orario va bene, quindi salvo. Fatto. Andate sulla home page del menu verticale a sinistra, troverete che tutto è in italiano, quindi andiamo su pianifica. Qui possiamo pianificare le nostre lezioni. Non importa che i corsi che segue l'insegnante siano più di uno, potete pianificare tutte le vostre lezioni facendoli settimana per settimana o addirittura se sono ricorrenti, potete programmarli oppure salvarli come modello nel caso si ripetano, cambiando semplicemente la data e l'ora. Quindi, per pianificare una riunione, andiamo sul secondo campo dove dobbiamo inserire il titolo del nostro corso, lezione 1. Data 20 ore 30, 6 ore, chiudi. Quindi, argomento riunione, data e ora e partecipanti. In questo campo, attenzione, dovete incollare, non scrivere, incollare gli indirizzi degli studenti separati da una virgola. Ok? Pianifico. Questa pagina mi mostra il resoconto, quindi posso modificarlo, cestinarlo. Inoltre, da questa pagina potete aggiungere altri indirizzi email gli studenti che sono rimasti fuori. Attenzione, appena compilata la riunione, automaticamente arriverà una notifica via mail agli studenti invitati alla riunione. 30 minuti prima della lezione saranno avvertiti da una notifica, lo stesso anche gli insegnanti. Torniamo alla home page. Ed ecco, troverete sotto riunione future la vostra nuova lezione pianificata. Per avviare la lezione al momento e data programmata, basta cliccare sul bottone avvia, oppure direttamente dalla notifica che vi arriverà via email. Altre funzioni importanti dalla pagina personale sono le registrazioni, che selezionate direttamente da questa voce menu. Qualora in fase di meeting venissero registrate le lezioni, compariranno qui a forma di elenco. Quando comparirà la prima registrazione, potete direttamente condividerla da un'icona che comparirà alla fine della riga, che vi permetterà la condivisione inserendo le mail delle persone che devono ricevere il filmato. Un'ultima cosa, vi ricordo di salvare la chat. Per salvare la chat basta prima di chiudere la riunione andare sul menu Webex Meeting che troverete generalmente in alto a sinistra, selezionate la voce File, salva chat.
e spero che questo breve tutorial fatto al volo sia sufficiente e che vi metta in condizioni di poter lavorare. In bocca al lupo.